Ciao a tutti, benvenuti su Cose Cinesi, io sono Diego e questo qui è l'X450 Aviator, uno degli ultimi nati di casa XK. XK è una marca famosa, è la marca premium di VL Toys per chi è dell'ambito dei modelli radiocomandati. Questo modello è un ibrido, può essere considerato mezzo aereo, mezzo tutt'ala, mezzo drone, insomma, perché ha caratteristiche molto particolari. Qua gli ingegneri veramente hanno inventato qualcosa di diverso dal solito. Vediamo un po' le caratteristiche generali e poi lo andiamo a provare insieme. Innanzitutto non vi spaventate, perché a chi è dedicato questo modello? È dedicato sia a chi già sa volare sia ai neofiti, ai principianti, perché è dotato di un sistema di stabilizzazione giroscopica nonché di barometro. Cosa vuol dire in pratica? Che l'aeroplano, quando è in modalità stabilizzata, è impossibile che resti storto o inclinato, insomma lui tende sempre a stare in maniera orizzontale e quindi pilotarlo diventa facilissimo. Oltretutto, essendo dotato di barometro, una volta che l'abbiamo alzato in volo e ci stiamo spostando, lui mantiene in automatico la quota alla quale noi lo lasciamo, questo nella modalità stabilizzata. Però il radiocomando è dotato di una funzionalità che permette di pilotarlo anche in maniera quasi completamente manuale e quindi in quel caso sono possibili loop, ovvero sia giri della morte in avanti, oppure roll laterali, quindi dando sfogo alla vostra creatività in volo. Perciò se vi piace e non avete mai volato con niente, io vi dico che potete acquistarlo tranquillamente, perché con un po' di pratica in un prato riuscirete tranquillamente a padroneggiarlo in brevissimo tempo. Cosa arriva nella scatola? Vi arrivano il modello, il radiocomando, un alimentatore con relativo caricabatteria che permette di caricare la batteria integrata, che è una lipo a 3 celle, quindi 3S da 1000 mAh, un sacchettino accessori con 3 eliche di scorta, 3 viti e un cacciavite. A cosa servono le viti? Al montaggio delle due derive posteriori. Queste due alettine qui sono smontate, vengono semplicemente infilate in una fessura che c'è qui dietro e tirata appunto una vite ciascuna attraverso i fori predisposti sul fondo, e quindi ci arrivano le vitine e il cacciavite. Infine c'è il manuale di istruzioni misto cinese-inglese con le informazioni di base. L'aeroplano pesa 280 grammi con batteria già installata e misura 45 cm di apertura alare per 45 cm circa di lunghezza. A parte le due derive che si montano in un paio di minuti, l'aereo è già pronto all'uso. Si mettono le batterie nel radiocomando, si carica la batteria dell'aereo che è qui sotto e siamo pronti a volare. Per non scivolare, la batteria è dotata di strap, quindi una volta inserita dentro nel suo vano non si sposta più, ed è dotata di un ottimo connettore XT30. L'aereo è dotato di tre modalità di volo selezionabili attraverso lo switch qui in alto sul radiocomando, che ha appunto tre posizioni. La prima, che si chiama M-Mode, sarebbe Multirotor Mode, ovvero sia i motori, che tra l'altro sono motori brushless 1307 da 2300 kW, puntano verso l'alto, quindi quando accendiamo i motori e decolliamo l'aeroplano sta esattamente fermo come fosse un normalissimo drone. Possiamo avanzare e spostarci lateralmente come fosse preciso preciso un drone. Naturalmente, come detto, lui mantiene in automatico l'altezza perché è dotato di barometro. Posizionando il selettore nella posizione centrale, cioè 6G mode, avviene la magia. Cioè, cosa succede? Che i motori anteriori, grazie a dei servo integrati, si spostano in avanti, si inclinano in questa maniera e l'aereo comincia ad avanzare e quindi diventa a tutti gli effetti un aeroplano. In questa maniera l'aereo è velocissimo e divertentissimo, veramente stratosferico da pilotare, molto molto divertente. In questa modalità di volo, se schiacciamo il pulsante rosso, passiamo dalla modalità stabilizzata chiamata 6G alla modalità di volo chiamata 3D, ovvero sia disattiviamo praticamente del tutto la stabilizzazione dell'aereo, che quindi ci consente di fare delle acrobazie veramente divertenti. Attenzione che questa modalità va un po' provata un po' alla volta, soprattutto bisogna fare queste manovre quando si è bene in alto. Nel caso di problemi si rischiaccia il tasto rosso e l'aereo riprende la sua modalità stabilizzata e riusciamo a salvarci. Quindi diciamo che il fatto di aver fatto un pulsante e non uno switch è fatto apposta per rendere immediato il ritorno alla modalità stabilizzata in caso di problemi. L'ultima modalità di volo, che loro chiamano V-Mode, è quella che onestamente ritengo un po' meno divertente e un po' meno utile, è nella posizione in basso dello switch e ci consente sia di decollare con l'aereo posizionato in questa maniera, noi lo mettiamo così, attraverso il tastino take off lo teniamo premuto, l'aereo decolla in verticale e in
verticale rimane, praticamente rimane con la punta verso il cielo. In quella posizione possiamo spostarci in avanti, indietro, ruotare su noi stessi, però l'aereo rimane sempre puntato con il naso verso l'alto. Diciamo che è più un esercizio di stile, perché onestamente non è tanto divertente volare in quella maniera. Riassumendo cosa hanno integrato in questo aereo, ci sono tre motori brushless, fisso quello posteriore, mentre sono mobili azionati da due servo motori, i due motori anteriori che sono sempre brushless, e poi ci sono i due alettoni sulle ali. Questi ovviamente ci consentono di girare e di fare le acrobazie quando siamo in volo. Ultima cosa da farvi notare è che sul muso dell'aeroplano, del modello, che è realizzato completamente in EPO, quindi volgarmente diciamo un polistirolo più rigido e un po' più resistente del polistirolo che siamo abituati noi a utilizzare in maniera domestica, qui sotto hanno integrato questo pezzettino di plastica movibile che consente eventualmente l'installazione di una piccola camera FPV. Sul fondo possiamo vedere i servi che azionano i due alettoni, ci sono dei LED che sono abbastanza visibili soprattutto di sera, mentre i servomotori dei motori brushless sono nascosti dentro questo elemento in plastica che serve a proteggere anche tutta l'elettronica che è qui dentro, e qui dentro ci sono pure gli ESC dei due motori. Qui dietro possiamo vedere l'ESC, il regolatore di velocità del motore posteriore. Un'ultima cosa sul radiocomando: funziona con 6 pile stilo AA da 1,5 volt, pulsante di accensione e spegnimento in centro. Il radiocomando ha un display retro illuminato molto carino. Come si fa a mettere in funzione? Si accende il radiocomando, si collega alla batteria, si fa su e giù con il radiocomando e avviene l'abbinamento tra radiocomando e modello. Poi per avviare i motori si spingono i due stick negli angoli estremi inferiori, inferiore destro e inferiore sinistro. In questa maniera i motori cominciano a girare, praticamente armiamo l'aereo, alziamo lo stick sinistro e l'aereo si alza. Tutto questo va fatto con questo switch nella modalità più alta, quindi in versione diciamo multirotore, in versione drone, quindi decolla e resta in piano. L'alternativa per decollare è metterlo in modalità V-Mode, appoggiarlo al pavimento così impennato, modalità V-Mode, e tenere premuto il tastino Take Off per 2 secondi. In questa maniera l'aereo decolla col naso verso l'alto. Poi quando siamo a una certa altezza possiamo switchare dalla modalità M-Mode, quindi da multirotor mode, a 6G mode, quindi a modalità aereo, i motori si girano in avanti e l'aereo comincia ad avanzare, oppure a V mode, l'aereo spegne il motore posteriore, la coda che è più pesante cade in giù e resta con il naso puntato in cielo. Però come vi ho già detto, ritengo questa modalità di volo puramente estetica e poco divertente. Metto in carica le batterie e vediamo come vola questo XK X450. Molto bene, pronti, partenza via. Accendiamo radiocomando, colleghiamo batteria, chiudiamo vano batteria, bindiamo, radiocomando su, radiocomando giù, armiamo i motori e decolliamo. E quindi questa è la modalità, però vedete che si sposta un po'. Proviamo a fare una cosa che non vi ho detto nel video, cioè a resettare il giroscopio. Disarmiamo i motori, stick in basso a sinistra entrambi, si resetta il giroscopio, ridecolliamo, e questa qui è precisamente la modalità drone. Quindi niente di più, niente di meno che un drone. Lui va avanti e indietro, vedete che i motori, aspettate che ve lo porto un po' più in qua, così vedete meglio. Vedete, i motori, quando io dico di andare avanti, si spostano in avanti e indietro. Questa, unita alla modalità di volo verticale, è quella che consuma più batteria, perché non c'è portanza dell'aria, insomma tutto il lavoro viene fatto dai motori. Comunque, nonostante tutto, vedete che comunque pesta abbastanza. LED blu e LED rosso sotto. Questa è la modalità drone, comunque facilissima da volare, vedete come vola bene. Che mi piace abbastanza. Poi voi mollate, se date un minimo di gas lui sta fermo, ovvero sia se tenete lo stick a metà come sta, lui se ne sta fermo. Poi spingete un po' in avanti e lui accelera e mantiene l'altitudine. Se volete alzarlo, spingete sul gas, lui si alza. Facilissimo da pilotare in questa maniera. Questa qui è la maniera veramente easy per chiunque. È la prima cosa che volate, guardate, è forse più facile che volare con un drone. Ok, proviamo a cambiare modalità di volo, passiamo in vertical mode. Mi alzo un pochino, tac. Ecco, questa qui in assoluto è quella che consuma più batteria, perché tutto il peso viene mantenuto dai due motori che ci sono sulle ali. Comunque vedete che è possibile
andare, spostarsi comunque in avanti e indietro, e anche ruotare su se stesso usando i due alettoni che, come vedete, si muovono. Però trovo che è un po' inutile. Modalità drone, si riattiva il motore sulla coda e passiamo in modalità aereo stabilizzata. Tec. Fatto ciò, ho solamente mosso lo switch, mamma mia come pesta, e lui parte a razzo, e questo è divertentissimo, va veramente veloce, caspita, molto silenzioso. Il fatto di avere il barometro rende semplice anche questa modalità di volo. Ovviamente non è che potete volare in giardino con questa maniera, serve avere un po' di posto. Praticamente si può fare tutto con lo stick destro, vedete, su, lui se ne va su e giù in base a come muovete lo stick destro. Idem per, nella modalità stabilizzata nella quale mi trovo, per farlo andare a sinistra e a destra basta usare solamente lo stick a destra. Il barometro ci pensa lui a fare stare il drone, sì, il drone, l'aereo, alla sua quota, anzi se accelerate troppo un po' sale, e se anche se agite completamente, vedete sto andando a fine corsa laterale, lui non perde quota e non si rovescia, perché comunque c'è il giroscopio che si occupa di mantenere i gradi di inclinazione entro un certo limite. Mamma che figata, ragazzi. X450, superbo. Guardate come vola. Potrei quasi un giorno montarci su il GPS per vedere quanto, a che velocità va questo aeroplano. Tra l'altro mi trovo nella mia pista, anzi nel mio campo di volo, che come vedete è stato smantellato, porca di quella miseriaccia. Mi hanno tolto tutto dal mio campo di volo. È stato acquistato un altro proprietario e tutti gli aerei che c'erano qui negli hangar hanno dovuto trovare altra casa. Fortunatamente la sbarra era aperta e io sono qui a sbaffo. Che figata questo 450. Veramente bellissimo, ragazzi. Questo qui vorrei veramente farvelo provare a tutti, perché merita. Hanno fatto veramente un lavoro incredibile questi qua di XK. Provo a tirare tutto indietro lo stick destro, vediamo se in modalità stabilizzata, no, vedete, va su verticale ma non si rovescia, cioè non fa il loop, non fa i 360 gradi, quindi anche al massimo, quindi posizionato tutto indietro, cioè con la punta che in teoria dovrebbe girare su se stesso, non lo fa perché il giroscopio a 6 assi limita le inclinazioni, quindi impossibile fare cazzate quando siete nella modalità stabilizzata. Inutile dirvi che è questa modalità aereo quella più divertente, la modalità verticale, la modalità drone sono più che altro un aiuto nel decollo e nell'atterraggio. Comunque voglio provare a mandarlo in modalità manuale. Riproviamo a fare un loop qui vicino a me. Pesto. Super mega, ragazzi. Vediamo un po' se riesco a vedere le lucine sul fondo, se lampeggiano o no. No, tutto bello acceso, vuol dire che abbiamo ancora del succo da spremere. Super silenzioso, super veloce. Sotto, sopra. Stratosferico, super consigliato. Avete dei droni, vi siete un po' rotti le scatole di volare con i droni? Beh, provate questo qua perché vi apre un mondo. È troppo figo. Range radio anche molto buono, perché direi che sono tranquillamente a 200 metri.
senza dubbio. Manetta. Capolavoro. Sotto sopra. Dritti. Sotto sopra. Dritti. Adesso ovviamente sono nella modalità manuale. Sotto sopra. Girati. Sotto sopra. Un modello incredibile. Sì, questo merita. Vediamo i LED sotto come vanno di batteria. Sono curioso di vedere anche la durata reale della lipo. No, non lampeggiano. Wow! Oh, non so, sarà 10 minuti che sono per aria. XK si conferma un gran produttore di modellini. Stiamo parlando sempre di un giocattolo, ragazzi, da circa 100 euro, non milioni. Sotto sopra. Oh, i LED non lampeggiano, che non lo so. Cioè, il barometro fa veramente un ottimo lavoro di mantenimento dell'altitudine e dell'altezza. Eccoli i LED che lampeggiano, ok. Facciamo che non finisco completamente la batteria, comunque lui al finire della batteria non casca, ma praticamente passa in modalità drone e atterra, ed è quello che farò io adesso in questo momento. In realtà lo farò manualmente. Puff. Vedete, c'era un po' di inerzia, comunque arrivo, spingo su lo stick, torno in modalità drone e sono atterrato. Entusiasmo vero per questo X450, ragazzi, veramente un capolavoro. Il link lo lascio qui sotto in descrizione al miglior prezzo su TomTop. Siete stanchi dei droni, volete provare qualcosa di diverso, volete, non volete un drone ma volete già da subito qualcosa di diverso, compratevi questo X450 perché è galattico. Per domande, commenti, considerazioni, saluti qui sotto nei commenti. Mi raccomando, schiacciate mi piace che mi aiuta molto, iscrivetevi al canale e premete la campanellina così riceverete le notifiche per i prossimi video. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!